29 anni fa la mafia uccideva Palermo Libero Grassi, che aveva osato ribellarsi al pizzo. Oggi il ricordo della città, le sue orme sono state seguite da alcuni giovani che gestiscono un pub di Bagheria. Riccardo Porcù. Una serata al pub a Bagheria 2 anni fa era così, musica e birre. Poi però dal nulla si scatenavano risse, calci e pugni in piazza, tutto solo per spaventare i clienti. Puntuale dopo pochi giorni, ecco la telefonata e il messaggio, chiarissimo. Se noi avessimo accettato la loro protezione, le risse che si svolgevano ormai continuamente in piazza non si sarebbero più svolte, perché c'erano loro che erano qui, tra virgolette, a proteggere. La violenza per raccomandare una ditta di vigilanza privata. Gaetano e Angelo non si sono piegati e hanno denunciato. 11 le persone arrestate. Ora camminano tra le dediche dei clienti, piccoli post-it colorati che guardano per farsi coraggio. Tra 2 settimane a Palermo l'inizio del processo con il sostegno di Addio Pizzo. Non vi nego che un po' di paura c'è, però oggi ci siamo confrontati con altri imprenditori di Palermo che hanno fatto la nostra stessa scelta e abbiamo trovato forza nelle loro parole. Quindi andremo al processo a testa alta. Un gesto nel solco di chi per primo aveva denunciato le estorsioni, ucciso proprio per questo. Oggi qui a Palermo c'è lo spray rosso e il manifesto per ricordare l'omicidio di Libero Grassi 29 anni fa. Gli estortori gli avevano chiesto 50 milioni di lire, lui li aveva denunciati. Non aveva paura, per questo girava senza protezione. Non ha senso vivere scortati per produrre pigiami e mutande, diceva. Ora gli verrà intitolata un'area verde abbandonata, affacciata sul mare, in uno dei quartieri dove i clan sono ancora forti. Concerti, viaggi e vacanze saltati a causa... Thank you.